Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi ci andiamo a montare insieme questi tre numeri dell'Ecto One. Come abbiamo visto nel precedente video, sicuramente non sarà una fase difficile perché insomma sono pochi pezzi e senza troppe fasi complicate. Quindi direi di non perderci troppo in chiacchiere e iniziare a montare immediatamente il numero 3. Allora, apriamo i pezzi del numero 3, li mettiamo sul tavolo e cominciamo a costruire. Allora, fate attenzione perché ci sono diverse cosette. In questo caso sono tutte parti in plastica, le andiamo a prendere tutte, mettiamo qui, ci sono questi vetrini, attenzione, e tre pacchetti di viti. Allora, non c'è altro, quindi eliminiamo la plastica. La carta, allora facciamo un po' d'ordine. Dobbiamo iniziare con questo pezzo qui e dobbiamo recuperare la targa dal montaggio precedente. Quindi recuperiamo due viti BM dalla bustina, le svuotiamo qui sul tavolo e poi andiamo a prendere questo pezzo. Allora mettiamo la targa così, in modo tale che si veda in questo modo, e questa parte un po' più sporgente deve stare sopra, e poi chiaramente nella parte di dietro andiamo ad avvitare. Allora, per il momento io sto ancora utilizzando il cacciavite, quello originale, ma a breve cambierò perché sicuramente c'è di meglio da utilizzare, anche se devo dire che questo non è proprio male, eh? Però diciamo che potendo lavorare meglio preferisco. Allora, questo step molto semplice lo abbiamo completato in questo modo. Poi allora recuperiamo questo pezzo qui, che sarebbe ovviamente la parte con la lettera L all'interno. C'è scritta qui, non so se probabilmente non la vedete, ma dentro c'è scritta la lettera L. Prendiamo questo pezzo trasparente, anche su questo c'è scritta la lettera L, e lo andiamo ad adagiare, diciamo, sul fondo. Possibilmente, se avete delle pinzette, fate come sto facendo io, così non vi ammattite. In pratica questo deve combaciare giù in fondo. Poi abbiamo questi due pezzi che sono denominati L1 e L2. Allora andiamo a prendere il primo L1 e lo mettiamo nella parte sinistra, che va a coprire fondamentalmente la parte trasparente. Quindi dobbiamo far combaciare i fori, ecco, più o meno in questo modo qui. A questo punto andiamo a prendere una vite AP e andiamo ad avvitare. Allora, per avvitare dobbiamo chiaramente far entrare il cacciavite all'interno. È un pochino scomodo, ma come al solito con un po' di pazienza ce la dovremmo fare. Vedete che già ce l'ho fatta. Vado ad avvitare la prima vite e poi faccio la stessa cosa sull'altra. Ok, poi prendiamo il pezzo L2, lo mettiamo qui e andiamo a fare la stessa cosa, chiaramente coprendo anche in questo caso la parte esterna. Andiamo ad avvitare, così lo assicuriamo in posizione. Qui diciamo è più facile reggere con un dito, quindi mettiamo dentro il cacciavite e andiamo ad avvitare. Adesso poi faccio esattamente la stessa parte speculare e poi lo andiamo a montare sul resto del pezzo. Ok, dopo aver creato esattamente le stesse due parti, andiamo a prendere le viti DP e andiamo ad unire allora questi due pezzi sulla parte che contiene la targa. Allora, la parte destra la mettiamo ovviamente qui e andiamo ad avvitare. Allora, fate attenzione a non stringere troppo sulla plastica, perché chiaramente sì, sono plastiche molto buone, però insomma è sempre plastica, quindi facciamo attenzione a non creare danni alla struttura, diciamo. Quindi dobbiamo ottenere più o meno questa soluzione qui, questa situazione qui, e andiamo a fare la stessa cosa sull'altro lato. Andiamo a prendere il pezzo, lo posizioniamo qui sul foro e andiamo ad avvitare. Allora procedo e poi vi faccio vedere
il risultato complessivo di questo step numero 4. Allora stringo a sufficienza, ok, quindi abbiamo la parte di sotto delle luci della nostra Ecto One, quindi ora recupero l'altra parte e la uniamo. Quindi recuperiamo la parte costruita l'altra volta e dobbiamo avvitare in questi tre punti. Quindi avviciniamo questo pezzo nuovo qui e poi nella parte interna andiamo ad avvitare con altre tre viti, sempre DP. Quindi diciamo andiamo a mettere intanto la prima, così blocchiamo la struttura, e una volta messa questa poi ci sistemiamo le parti laterali in modo da averle giuste, ecco qua e qua. Quindi poggiamo questa parte, prendiamo un'altra vite DP, la mettiamo qui nella parte destra o sinistra a seconda di dal punto di vista, insomma, se la vedete dal davanti o dal dentro, e poi andiamo a mettere l'ultima. Con questa vite diciamo terminiamo questo step e anche questo numero, e devo dire che già da qui possiamo capire la grandezza di questa Ecto One. Guardate quanto è grande, poi se vedete sotto qui con il centimetro vi rendete conto di quanto diventerà grande. Apriamo il numero 4, costruiamo la prima ruota e andiamo a vedere diciamo quanta resistenza offre questo passaggio, perché di solito le ruote sono sempre un po' dure da sistemare. Allora, innanzitutto veramente bella dura, attenzione, andiamo a prendere i pezzi facendo attenzione a non perdere questo piccolino che ha poi lo stemma Cadillac, quindi facciamo attenzione. Allora recuperiamo subito tre viti CM che ci mettiamo qui sul tavolo, ne posizioniamo già una sul cacciavite, dopodiché poi prendiamo la ruota e ci mettiamo dentro questo pezzo. Lo poggiamo così a pressione, fate attenzione che qui c'è il diciamo la parte dove si gonfia, dove si mette l'aria, questa se non fate attenzione si spezza. Vedete qui ci sono tre buchi e chiaramente li dobbiamo far corrispondere con questi altri tre che abbiamo qui, quindi semplicemente lo poggiamo sopra il più precisamente possibile e andiamo a fare questo lavoro. Poi spingendo andiamo a tenere premuto qui, andiamo a mettere la prima vite, verificate da soli se serve l'olio o no, nel mio caso entra bene anche senza, quindi non lo sto usando. Stessa cosa la ripetiamo sulle altre due parti e abbiamo terminato anche la prima ruota, perché diciamo che poi gli altri due pezzi avanzano fino a quando non ci sarà chiesto di agganciare, di attaccare questa ruota al resto della struttura, quindi ci serve ancora qualche numero per arrivarci. Detto ciò, abbiamo terminato anche questo numero. Allora, iniziamo a montare il numero 5, l'ultimo di questa spedizione che ci fa iniziare il motore. Allora, recuperiamo questo pezzo qui, andiamo a mettere un po' d'olio qua su questi due fori e ci andiamo ad avvitare sopra questo pezzo che ha un po' di sporgenza qui. Quindi lo poggiamo qui sopra e andiamo a avvitare con le viti DM, quindi lo reggiamo così e andiamo ad avvitare dentro questo pezzo facendo attenzione chiaramente a far combaciare il tutto. Avvitiamo nella parte interna così non si vedono le viti fuori, quindi una vite qua e poi un'altra DM dall'altra parte. Ovviamente prima di avvitare verificate che il pezzo sia messo correttamente, ok, e che il foro sia aperto bene, altrimenti no, si avvita a vuoto. Ok, poi a questo punto prendiamo questa parte tonda e ci andiamo ad avvitare dentro questo pezzo simile a quello precedente, però chiaramente è diverso. Qui dobbiamo avvitare con le viti DM sempre, quindi ne andiamo a prendere due e andiamo ad avvitare sempre dall'interno in modo tale che ci sia una struttura esterna di questo tipo, come potete vedere. Allora prendo la seconda vite, la vado a mettere qua e anche in questo caso abbiamo terminato lo step veramente in fretta, come potete vedere molto bene.
Poi allora uniamo queste due parti con tre viti EM, andiamo a unire questa struttura qui, andiamo a prendere le viti EM e la andiamo a chiudere. Ne servono tre, diciamo saremo veloci in questa fase perché ormai siamo super esperti, vedete che anche poi quando si usano gli strumenti giusti siamo veloci e senza nessun tipo di problema. Ok, terza e ultima vite e abbiamo completato anche lo step 2, step 2 del numero 5. Ecco qua, questa è la parte completa. Poi andiamo a mettere un po' d'olio su questa parte esterna del motore, l'appoggiamo qui, diciamo, su questa parte esterna che avevamo messo prima e andiamo a prendere un'altra vite DM. Con questa vite DM siamo in grado di avvitare in posizione la struttura. Vedete che, ecco, entra alla grande, diciamo sempre grazie all'amico olio, e così è bloccato in posizione. Poi andiamo a mettere l'olio anche qui, su questi due altri punti, e andiamo a chiudere la struttura con l'altra parte. Qui ci dobbiamo mettere due viti EM, che andiamo prontamente a prendere dal tavolo, e andiamo a chiudere questa parte. Diciamo che rapido e indolore questo passaggio, diciamo è il penultimo da fare, perché una volta messa questa seconda vite nella parte di dietro, quindi abbiamo chiuso tutta questa struttura, non ci rimane altro che prendere questo pezzo qui di plastica e andare a metterlo qui sopra. Vedete? Ok, una volta messo in questo modo, andiamo a prendere l'ultima vite EM che ci serve per questo numero e l'andiamo ad avvitare nel suo punto. Ok, con questo abbiamo terminato tutto il montaggio di questi numeri e vi vado a far vedere come sono organizzato. Io ho già preso tutte le viti da parte, qui praticamente ci vado a mettere gli adesivi delle bustine, li metto in questo scomparto in modo tale da poterle conservare. Quindi le viti DM le metto qui, le viti EM le vado a cercare e le metto qui, in modo tale da poter conservare tutto per eventi futuri. Dunque, è già molto soddisfacente questa prima parte del montaggio, diciamo potete vedere quanto sta venendo bene la nostra Ecto One, veramente massiccia, abbiamo già anche una ruota e una discreta parte del motore. Diciamo che qui serve un po' più di attenzione sui vari pezzetti, ma senza dubbio non è difficile. Le istruzioni sono chiarissime, diciamo che anche senza leggere nulla, quindi l'ostacolo dell'inglese è veramente minimo, si capisce tutto alla grande. Quindi, siccome sarà un viaggio molto lungo, che spero faremo insieme, vi chiedo il solito pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete nessuno dei prossimi video di montaggio della nostra Ecto One. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!